Ciao a tutti e rieccoci ad una nuova puntata di Ring. Questa volta mettiamo all'angolo Peppino Centola, attore comico ed uno dei tre componenti del trio cabarettistico La Ricotta. Ciao Peppino, cominciamo. Prima domanda, cosa ti fa arrabbiare davvero e quando ti arrabbi cosa dici? Allora, davvero mi fa arrabbiare, in macchina mi arrabbio. Non bestemmio, ma dico un sacco di brutte parole, te le dico? Sì. Vuoi sentire proprio? Vaffanculo, sto cesso di merda, ma che cazzo fai? Ma va a guidare, stronzo. Questo. Poi ci sono tante altre, pure alla mamma, alla sorella. Se scopri di essere tradito, che fai? Niente, non ho il coraggio di parlare. Cosa vorresti fare da grande? Da grosso lo so, ma da grande sto sempre più desiderando un focolare, una cosa così, lo so, deludo, ma questo è. Ci racconti una barzelletta? Beh, ci hai fregato, ma aspetta un po', prendi un po' di tempo, fammi le altre domande e poi te la dico, fammene venire una in mente che so con la testa piena di barzellette. Dove il primo bacio? Speriamo che non lo sente mia moglie questo. Allora, il primo bacio sotto casa della mia prima ragazzina, in mezzo alla strada. Com'era? Bellissimo. Cosa ti piace di una donna? Cosa mi piace fisicamente? La prima cosa che guardo? In generale il viso. Per me è molto importante avere un bel viso. La prima volta invece com'è stata? Dai un voto alla tua prima performance sessuale. Beh, diciamo un 4 buono. Poi mi sono girato e ho detto basta. Nel letto o lo si può dire questa così? Nel letto o dovunque? Nel letto. Qual è invece il posto più strano dove hai fatto l'amore? No, niente di strano. In macchina? In macchina. Le dici le bugie? Sì. E le parolacce? Sì. Quali? Ah, sì, sì, te l'ho dette quelle prima, però vaffanculo è quella che uso di più. Invece la tua più grande cazzata fatta da ragazzino? Insieme ad altri amici pensavamo che era una macchina abbandonata, abbiamo rubato i sedili perché dovevamo stare comodi sotto casa, siamo beccati una denuncia per furto. Insomma. E se ti dicono stronzo, cosa rispondi? Dipende da chi me lo dice. E invece sapendo che è la tua ultima settimana di vita, che cosa faresti? Ci ho pensato tante volte, stare con i miei figli, mattina, sera, notte, mattina, sera, notte. E adesso la barzelletta. Ah, la barzelletta. Allora, la barzelletta. Ne volete una lunga o corta? O pacioccone? Quello che è. Allora, la barzelletta. Che barzelletta vi posso dire? Non mai... Quella là, ma pure un po' spinte. Sì. La signora che va dal ginecologo e dice... Torna a casa dopo che è stata dal ginecologo e dice al marito... Tesoro, lo sai che mi ha detto il medico? Che ti ha detto? Il marito tutto preoccupato. Che ho il clitoride come un melone. Mamma mia, così grande. No, il sapore. Perfetto, grazie. Si poteva grazie dire, Peppino. Si può dire. E ringraziamo Peppino Centola per la partecipazione a questo match. E vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, di iscrivervi al canale YouTube e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime puntate. Grazie, ciao a tutti!